Ciao. The Sinister. The Sinister Sister. Sisters. Sì. The Sinister. Sì. Sinister. The Sinister. Oddio. Perché? Ma ti spengo. Cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticata. Salve ragazzi, benvenuti in questa mia nuova video puntata. Non spaventatevi se vedete i capelli che mi svolazzano, perché fuori fa un caldo proprio pazzesco, non si respira. Infatti sono col ventilatore attaccato, se non mi credete ve lo mostro, vedete? E quindi se vedete che sono i capelli un pochettino all'aria è per colpa del ventilatore. E, dicevo, questa settimana ho ricevuto veramente tantissimi libri, tra quelli che ho acquistato e quelli che mi sono stati inviati dalla casa editrice. Ho voluto dedicarvi questo piccolo video che spero vi piaccia. Vi mostrerò in tutto, se non sbaglio, 10-15 libri, contando i volumetti dei fumetti. Sì, più o meno saranno 10 libri, sì, più o meno. E quindi quello che vi mostrerò oggi saranno gli omaggi della casa editrice Star Comics, un altro omaggio della casa editrice Giunti, poi gli acquisti che ho fatto io sul sito della Mondadori, approfittando dello sconto del 60%. E poi per ultimo un acquisto che ho fatto sul sito Compravendo Libri, di un manga che ho letto tantissimo tempo fa, che ovviamente mi è venuta di nuovo nostalgia di leggerlo, quindi non avendolo mi sono detta no, vediamo se lo trovo. Infatti l'ho acquistato. Come primo libro vi mostro questo qui, Il bacio della strega, che sarebbe il seguito delle streghe di East End. Di questa saga hanno realizzato una serie TV, mi sembra che sono arrivata alla terza stagione. Io ho visto le prime due, la terza è ancora in fase di elaborazione. Il primo l'ho acquistato Natale scorso, questo l'ho acquistato giusto questa settimana, approfittando dello sconto del 60%, che invece di 10 euro l'ho pagato 4,50 euro. E niente, la storia è molto bella. Io vi invito a guardare la serie TV per chi non l'abbia fatto. E niente, sono usciti questi due volumi, sono usciti a distanza di 2 anni ciascuno, quindi visto che questo è stato pubblicato nel 2013, se non sbaglio quest'anno dovrebbe, se la legge editore si decide, dovrebbe uscire il terzo capitolo della serie. Quindi spero veramente che esca al più presto, così da darmi la possibilità di acquistarlo e leggerli tutti insieme, perché come sapete io non mi piace iniziare una saga quando so che ci sono dei seguiti, quindi preferisco leggerli tutti insieme piuttosto che leggerli a salterello, facendo delle piccole eccezioni. Quindi, come dicevo prima, questo è il primo acquisto della settimana, questo qui. Speriamo che non mi tremi tutto. Ok, il secondo acquisto è questo, Poison di Chrisley Crowell, Poison Princess. Questo qui è il primo di una saga che, se non sbaglio, comprende 3 volumi. Sarebbe la saga degli arcani. Io ne ho sentito parlare bene in rete, quindi ho voluto approfittare anche sempre dello sconto e l'ho acquistato. Una cosa che volevo dirvi di questa autrice: ho letto Dark Knight, che vi lascerò che sarebbe un'altra serie, vi lascerò l'indirizzo il link della recensione giù nell'info box. Quindi mi è piaciuto più o meno lo stile di questa scrittrice, quindi ho preferito, visto, cioè
conoscendola già da precedenti letture, ho voluto acquistarlo. Quindi questo è il secondo acquisto. Terzo acquisto, eccolo qui, ed è Il Conte di Glencairn. Su questo libro avrei qualcosa da dire. In pratica ho scoperto che è il 18° volume di una saga che comprende in tutto 22 volumi, che è suddivisa in trilogie. Quindi questo qui sarebbe una delle trilogie che sono rinchiuse in questa saga. Penso che sia un volume a sé, non vorrei sbagliarmi, ma appena lo leggerò vi saprò dire di più. Ma l'acquisto che ho fatto sul sito Comprovendo Libri, che sarebbe il manga Scegli Me. Non so se lo conoscete, io l'ho letto quando ero ragazzina, cioè è del 2007, quindi sì e no, facciamo 8 anni fa più o meno, sì, saranno 8 anni fa. Questo manga comprende 4 volumi, che sono uno, questo qui, inquadriamo bene. Il secondo, il terzo e l'ultimo, eccolo qui, questo qui. È una storia d'amore molto carina, adesso non lo ricordo nei minimi particolari, però so che allora mi piacque, mi piacque, si dice mi piacque? Mi sembra di no. Questa storia l'ho molto apprezzata e quindi niente, ho voluto acquistarlo perché, se non ricordo male, la storia, come dicevo, mi era talmente tanto piaciuta, quindi ho detto per evitare che, come si dice, andassi in cerca di chi me lo prestò allora, dico lo acquisto se lo trovo, infatti l'ho acquistato e lo leggerò a breve. Eccoli qua. Riuscirò a mostrarveli tutti insieme? Primo, secondo. E sa di no. Comunque, eccoli qui. Mamma mia, oddio. Eccoli qui tutti e quattro insieme. E questi qui sono gli omaggi della. Gli omaggi, che omaggi? I miei acquisti della settimana. Sì, anzi, no, dimenticavo. C'è anche un regalo che abbiamo fatto io, Isilme e Rouvé ad Anarel, la nostra amica, la nostra collaboratrice del blog, che l'1 agosto fa il compleanno, e visto che ci stava facendo uscire pazza dicendo che se lo comprava lei, gli abbiamo acquistato gli abbiamo regalato il libro, il secondo capitolo della saga di After. Lo desiderava tantissimo, ha letto il primo, lo ha recensito, poi vi lascio la recensione giù nell'info box. E quindi, visto che la Sperling non ha avuto la possibilità di inviarglielo, come omaggio abbiamo deciso io e le ragazze di regalarglielo. Perciò, adesso non ce l'ho perché gliel'ho dovuto dare in anticipo perché stamattina se n'è venuta con la sparata che se lo faceva regalare dal ragazzo. Quindi, per evitare che andasse a comprarlo, glielo abbiamo dato in anticipo. Quindi, io adesso non ce l'ho, non posso mostrarvelo. Però, ho la foto, poi ve la mostro dopo. Passiamo ora, aiuto, agli omaggi. Gli omaggi, iniziamo con. Iniziamo con l'aggiunti, sì. Mi è arrivato l'ultimo capitolo della saga Lux. Eccolo qui, Opposition. Questa è una saga che io ho amato alla follia ed è stata una di quelle che ho fatto l'eccezione di leggerla a volume uscito. Ho dovuto attendere, però alla fine finalmente siamo arrivati alla conclusione. Sono molto curiosa di sapere come andrà a finire questa saga. Io l'ho amata e quindi l'unica cosa che mi dispiace è che Origen è l'unico a non avere la pietra sul dorso. Però, nonostante tutto, la storia è molto bella, ve la consiglio e ve la consiglio anche come lettura dell'estate. Sarà tra le mie prossime letture dopo aver letto quello della Sonzogno che mi è stato inviato la settimana scorsa. Sì, ok. Ci siamo riusciti.
prossimo maggio. Passiamo con quelli della Star Comics. Inizio con mostrarvi quello che ha richiesto Anarel, ma che io non ho dato, non gli ho, come dire, non gli ho recapitato perché lo sto leggendo io perché la trama mi piaceva, ed è questo qua, Nakun. Diciamo, questa storia, riuscite a vedervi bene? Sì, ok. Questa storia comprende, sì e no, se non sbaglio, 10 volumi e ogni volume uscirà in 2 mesi. Quindi io la recensione non ve la inserirò perché ovviamente la ragazza che l'ha richiesta è Anarel, quindi penserà lei a mandarvi a inserirvi la recensione. La storia è molto carina, ve lo consiglio per chi tipo cerca di... Sapete, è il tipico amore delle ragazzine della scuola. Avete presente quando tipo la capoclasse si innamora del bullo? E poi tutta un tram tram, diciamo, ecco, sarebbe questo qui. Io l'ho classificato più o meno come il cartone Rossana, non so se lo conoscete. È una storia molto carina, quindi penso che piacerà anche a voi. Quindi è questo qui, 1º maggio della Star Comics, 2º maggio della Star Comics. Eccolo qui, Ajin, 1 e 2. Questo l'ho richiesto sotto consiglio di mia sorella. Se non fosse stato per lei non lo avrei richiesto perché sembra un horror. Io degli horror non è tanto, non piacciono gli horror, ma c'è, oddio. Parla di demoni, un po' tetra come cosa, lo so, sa di horror, però dalla trama sembra carino, almeno a mia sorella è piaciuto, come è appena arrivato me l'ha shippato e se l'ho letto gli è piaciuto, quindi so, voglio dare una possibilità a questo manga, quindi lo leggerò a breve e penso che, boh, non so, spero mi piaccia. Eccolo qui. Che a me al momento mi cade tutto quanto. A me mi cade tutto. Voi non mi crederete, ma mi sta per, mi, io qui a fianco c'ho i libri che a momenti mi cadono. Una cosa pazzesca. Ebbene, no, non fare foto. È inutile che mi fai foto senza che ti do il permesso. Scusate, ho il telefonino indemoniato. Ok. Dicevo, questi qui erano i miei nuovi acquisti, poi ve li mostrerò tutti insieme. Sembra che non mi sia dimenticata niente, quindi sono tutti di After 2, ve l'ho detto. Mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video, che non so quando lo farò, ma spero presto perché ho in mente di fare una book tag dove devo taggare alcune persone che mi seguono. Non mi rimane che augurarvi un buon fine settimana, in compagnia ovviamente di un bel libro, e niente, nell'info box troverete la lista dei libri, con il link delle 2 recensioni. Vi auguro un buon weekend e alla prossima, un bacio, ciao!